C'era una volta, tanto tempo fa, un uomo semplice e buono. Era un buon marito, un papà tenero, un vicino generoso, un contadino onesto. E moglie e figli lo circondavano di tenerezza. Tuttavia l'uomo trovava che il destino era stato duro con lui. Non faceva che lamentarsi della sorte che gli era toccata. Invano la moglie cercava di farlo riflettere. Dio sa quello che fa fidati. Hai ragione, Dio sa il perché di tutto questo. Posso fare una cosa sola, andare a cercarlo e chiederlo a lui. Così, un bel giorno, l'onesto padre di famiglia, che non era mai uscito dal suo villaggio, si mise in cammino alla ricerca di Dio. Una sera, sentì la gelida lama di un coltello appoggiata alla gola. Era un bandito. Il pover'uomo vuotò il sacco e le tasche, dicendo tremante: Il pellegrino, dopo alcuni giorni, fu coperto dalla polvere sollevata da un superbo cavallo. Il cavaliere dagli abiti sfarzosi chiese al polveroso viandante: Il pellegrino promise e riprese cammino, finché una strana figura gli venne incontro. Era un anziano signore e io un uomo senza età, scarno e miseramente vestito. L'uomo si sentì avvolto dalla dolcezza che emanava da quel vecchio e si fermò. Il pellegrino si buttò in ginocchio e vuotò il suo cuore, con tutti i suoi dubbi e tutti i suoi perché.